sedia, hanno messo le bottiglie già qua, hanno messo le bottiglie qua. Sotto i matematici? I matematici dove sono? Povera Italia, non si vede un matematico in Italia. Che devo andare a fare io? Il ministro del portafoglio? Tu pensi il tuo, tu ti pensi il tuo e tu pensi il tuo. Okay. Non mi dite i numeri, okay. Ce li avete? Sì. Bravo. In questa prima cartella c'è il tuo numero, dimmi solo sì o no. Sì. A te? No, a te? Sì. Qua si ripete? No. Sì. No. Sì. No. 38, 7 e 56. Aia, aia! Sono questi? Pesissimo! Nel 1978. Tu eri nato? No, ecco. Io abitavo in Costa Rica perché sono sposato con un'americana in Costa Rica. Un giorno ho detto, ma prendo il jeep e mi vado a fare dei viaggi nella foresta amazzonia. Da solo ho messo pale, piccone, benzina e tutto indietro al jeep e sono partito. Ho passato Panama, ho preso il traghetto, ho passato il canale di Panama, sono andato per la Colombia e sono entrato nella foresta dell'Amazzonia. Neanche 3 giorni che viaggiavo avrò fatto un 60 chilometri. Poi è venuto, non lo so, o un uragano, o un terremoto, o quello che sia. Comunque gli alberi a terra battuti, io con la macchina che gironzolava e mi sono dovuto bloccare in macchina perché non potevo andare né avanti né dietro. Però per passare la paura, io in macchina, a maggior parte sempre in macchina perché c'era molta umidità, formiche, animali, allora me ne stavo in macchina. Per non guardare, per non pensare a qualche cosa, ho preso la carta e ho cominciato a farmi cruciverba da solo. Facevo la parola, le caselle, mettevo la parola, facevo il puntino nero e poi facevo la domanda. Finché dopo mi sono stufato di fare le parole incrociate, ho dovuto fare i quadrati magici, perché mi ricordavi 3x3 che fa sempre 15, quel quadrato 3x3 con i 9 numeri che fa sempre 15. E adesso lo faccio più grande, tanto il tempo ce l'avevi, il cervello per non guardare altre cose era applicato su quelle che facevo, no? Finché ho trovato delle formule matematiche, capito? E con le formule matematiche poi dopo ho fatto l'algoritmo e li ho fatti giganteschi. Ma mi sono venuti degli americani a salvarmi con l'elicottero, perché dopo un mese sono passati degli indigeni dall'altra parte del fiume, io l'ho chiamato, mi hanno visto, però portavano una barella con un ferito sopra, no? 4 portavano la barella e altri 4 correvano dietro per darsi il cambio, per arrivare più presto a pronto soccorso a loro cosa. Però mi hanno visto e hanno avvisato. E di là hanno parlato i giornali, finché sono messi sui giornali, finché sono mossi gli americani di Panama. Allora il canale di Panama ce l'avevano in mano gli americani del nord. E sono venuto loro con un elicottero. Io stavo in macchina facendo i quadrati magici, sono di soccorso sulla riva del fiume. Avevo già la legna per accendere, per farmi vedere, no? Ho acceso e mi hanno preso. E hanno anche legato la macchina all'elicottero, l'hanno tirata su e me l'hanno portata. Sono stato un mese con loro in infermeria perché ero tutto imbraccato di zanzare, morsi di zanzare, formiche, ero una bomba, capito? Ero grasso, però tutto pieno di punture. Un mese loro in infermeria, mi hanno curato. Dopo sono andato in cucina, gli ho fatto pure spaghetti alle vongole. Capito? E gli sono piaciute e dopo mi hanno messo a posto la macchina e me ne sono andato. Ho comprato casa in Costa Rica, una villa, c'è una villa nel Pacifico a Costa Rica, una bella villa. No, adesso c'è l'ultima donna che avevo io con il figlio, che è mio, sono lì a casa, io gli mando $200 al mese e là sono 80 soldi, capito? E vivono bene. Mio padre era uno scarparo, un ciabattino, aveva la bancarella quando riparava le scarpe. Mia madre non ha mai lavorato. Mio padre ci ha portato avanti 11 figli. 11 figli. Io a 7 anni lavoravo, portavo il caffè a Totò. Perché Totò andava dal barbiere, ordinava il caffè per darmi la mancia, perché il caffè costava 25 lire. Totò me ne dava 50. Faceva metà caffè e metà tè. A Napoli sono dal 2006. Dal 2006. Sono 18 anni. Andiamo là. Andiamo a vedere l'ottava meraviglia al mondo. Eccola lì. Auguri! Ragazze! Auguri! Anch'io, grazie! Con
Ah, beh, sei laureata. Quanti anni sei laureata? 21 anni. 4 minuti. Se mi trovate qualche matematica al monte che lo può fare, io sono qua. 25 cartelle. Ogni cartella ha 25 numeri. 25 numeri, 25 cartelle fa 625 numeri. Non si ripete un numero. I numeri sono dall'88 al 617. Ok? Sommate questa colonna, i 25 numeri, questa colonna vi dà 10.000. Sommate la seconda, la terza, la quarta, la quinta, tutte le 25 colonne danno 10.000. Le 25 righe, 10.000. Le diagonali, 10.000. Adesso, se io prendo le 25 cartelle e faccio un pacchetto uno sopra l'altra, il numero che lei vede in alto, prende gli altri 25 sotto. Dà sempre 10.000. Per esempio, un esempio. Se lei prende 97, lei deve sommare tutti i primi numeri delle colonne. Tutti a 25, questo, tutto, e dà sempre 10.000. Mi prendi il centrale? Tutti i centrali danno 10.000. Comunque ho fatto anche a Roma, a Venezia, però i vigili me ne cacciavano. E non è come a Napoli, capito? Napoli ormai mi conoscono tutti, i carabinieri, la polizia, le guardie civili, il sindaco, conoscono tutti, ammirano quello che faccio io a Napoli. Invece le altre città mi cacciavano. Più di 1 milione di persone sono laureate. E se ne vanno contenti, perché poi lo fanno a casa, capito? Se fanno a casa e si divertono con i compagni, gli amici e imparano un po' di matematica giocando. Già ho 77 anni, mi mancano esattamente 1000 e qualcosa per finire i miei 3000 anni. Quanto più presto, prima che muoio. Ma ha detto un grande critico che il nuovo è nato laurea. In Napoli, la laurea. Gente, i venditori, la laurea. Tu l'hai capito come funziona? L'hai visto? Poi con la laurea mia, per favore, non andate a lavorare, perché in settimana sono morte più di 15 persone sul lavoro.